In natura si possono osservare molti esempi di società ottimamente organizzata in termini di efficienza. La società delle formiche, quella delle api, quella degli umani. Ognuna di esse evidenzia l'importante prerogativa riconosciuta alla collaborazione in gruppo. Ciò che distingue la società degli umani da ogni altra aggregazione non è tanto la presunta superiorità logica spesso in conflitto con la natura, quanto piuttosto la dimensione personale orientata ad attribuire senso all'azione. Per questo è necessario formare le coscienze individuali a interpretare l'azione lavorativa come momento di realizzazione di sé, piuttosto che di acquisizione di un compenso. Quindi ogni professione necessita di un'adeguata formazione umana, in particolare quelle in cui è accentuata la componente relazionale, come l'assistenza sanitaria. L'Associazione Cattolica degli Operatori Sanitari è un'associazione di persone che si impegnano liberamente per la crescita morale e professionale e per l'umanizzazione dei servizi e degli ambienti sociosanitari. Siamo un'associazione fondamentalmente cattolica. Ricordiamo che il termine cattolico deriva da catholicos, che vuol dire generale, universale. Noi fondamentalmente pensiamo alla persona in quanto persona, non in quanto persona malata. Curiamo la persona, mai la malattia. Non esiste la malattia. Esiste uno stato della persona che ha bisogno di un supporto. Proprio per questo, anche inerente all'articolo 2 della nostra associazione, noi ci occupiamo fondamentalmente di formazione etico-professionale di tutti gli operatori sanitari. È un elemento sostanziale, è un elemento fondamentale, perché la formazione etico-professionale di ogni operatore sanitario è la base per poter assistere un altro io, cioè una persona malata. L'efficienza in campo sanitario non è determinata tanto dalla capacità operativa nei diversi livelli di intervento, quanto piuttosto dall'abilità di incrementare le potenzialità reattive presenti nei soggetti debilitati, per cui il rapporto empatico è più efficace della somministrazione di un farmaco. Per questo l'attività dell'ACOS è fondamentale. L'Associazione Cattolica degli Operatori Sanitari nasce nel 1978 dall'unione di due associazioni, l'UCI e la CIPSA. Erano fondamentalmente al tempo delle associazioni infermieristiche. Poi però l'ACOS da subito si è occupata non solo di professioni infermieristiche, ma anche delle professioni mediche e delle altre professioni esistenti al tempo in ambito sanitario. Per questo l'ACOS è un'associazione cattolica degli operatori sanitari, di tutti gli operatori sanitari. Questo mi permette anche di dire che siamo in una fase storica nella quale il Ministero della Salute italiano riconosce ad oggi 27 figure di operatori sanitari, quindi non solo il medico, non solo l'infermiere ex professionale, quindi il professionista infermiere, ma altre 25 figure sanitarie, oltre a figure di carattere accessorio, quale per esempio il massoterapista, l'operatore sociosanitario, l'operatore sociosanitario con specializzazione in assistenza sanitaria. Quindi si vede come è variegato il mondo assistenziale italiano, come è importante che ci sia un'associazione che si occupa della formazione etico-professionale di queste figure, come è importante stabilire un nesso inscindibile fra la relazione umana e la terapia. Nel tempo la formazione si è basata fondamentalmente in area tecnico-sanitaria. Vi sono delle nuove emergenze, in realtà non sono delle emergenze ma dei problemi emergenti. Questi sono legati fondamentalmente alla nuova modalità di assistenza. C'è il passaggio dall'assistenza fondamentalmente ospedaliera all'assistenza fondamentalmente domiciliare. Vi è tutta la nuova fase delle cosiddette ospedalizzazioni domiciliari,
vi è la fase di ricovero nelle strutture socioassistenziali, le ex case di riposo, vi è l'importantissimo elemento dell'applicazione della terapia del dolore in un mondo nel quale ormai non mancano i presidi farmacologici adatti. È ancora più importante capire che la persona malata ha bisogno di un'assistenza, ma di un'assistenza personalizzata, di un'assistenza fondamentalmente in famiglia quando questo è possibile. E questo è ancora più importante da far capire agli operatori sanitari, magari formati in ambito ospedaliero o nelle formazioni a carattere patologico. Ci sono poi problematiche sociali emerse dai moderni contesti culturali scaturiti dalla civiltà del benessere, che costringono a un'apertura mentale talvolta contrastante con i principi basilari della morale cattolica e necessitano per questo di una preparazione straordinaria al di là dei dogmi e delle ideologie. Stanno nascendo delle nuove problematiche molto importanti, le sensibilità stanno cambiando, pensiamo per esempio all'eutanasia, al problema dell'obiezione di coscienza e fondamentalmente legata alla pillola del giorno dopo, alla pillola dei 5 giorni dopo, alla RU cosiddetta 486, cioè la pillola abortiva. E tutte situazioni che fanno pensare l'operatore sanitario, lo fanno mettere fra virgolette con le spalle al muro. Ogni operatore sanitario ovviamente ha una sua coscienza, ogni operatore sanitario sa, in base anche al proprio codice deontologico, fino a dove può spingersi in base alla sua coscienza. Questo è estremamente importante da sottolineare perché non ci si può più esimere da queste problematiche e bisogna far capire ad ogni operatore sanitario che con queste problematiche deve farci i conti. Obiezione di coscienza, eutanasia, lo stesso aborto, ricordiamo che sono problematiche non solo della singola persona, ma dell'ambito, del nucleo in cui vive. Proviamo a pensare le problematiche di carattere psicologico che nascono, le problematiche relazionali e anche comunicative fra persone dopo che si è fatta una scelta. Quindi quanto è importante è definire la modalità relazionale con cui rapportarsi con queste persone, quanto è importante che ci sia un'associazione che si occupa di questo. L'esperienza della sofferenza, così come ogni scelta che la provoca, se da un lato sconvolge l'equilibrio esistenziale orientato alla piacevolezza della vita, paradossalmente costringe anche a una riflessione più profonda sul senso della vita e a rivalutare la consistenza di rapporti affettivi normalmente gestiti nella superficialità della quotidiana routine. Quando una persona patisce, non deprime soltanto la sua condizione, ma scombina l'ambito delle sue relazioni, trascinando nello sconforto ogni individuo a lui affettivamente legato. Questa evidente connessione tra uomo e società implica che la formazione professionale non può prescindere dalla formazione umana, ed è proprio questo il programma dell'ACOS per il prossimo futuro. La competenza tecnico-professionale comprende il sapere, il saper fare, il saper essere e il saper divenire. Quattro elementi sostanziali in cui ogni operatore sanitario si riconosce. Il sapere è la conoscenza, il saper fare è la competenza, il saper essere è il saper porsi, il saper relazionarsi, il saper divenire è l'essere sempre aggiornato su tutte quelle che sono novità in carattere, di carattere tecnico, di carattere etico, di carattere professionale in generale. Quindi la nostra associazione tende a tenere l'operatore sanitario sempre al passo con i tempi, al passo con i tempi in relazione alle problematiche della persona che sono sempre più urgenti, sono sempre più puntuali, sono sempre più soggettive e sono sempre più particolari. La formazione della persona sta alla base di ogni formazione professionale, non solo nella sanità, perché ogni attività lavorativa, per essere considerata utile,
deve anzitutto rispettare la dignità dell'uomo. All'Associazione Cattolica degli Operatori Sanitari non si possono iscrivere solamente gli operatori sanitari, ma anche per esempio i parenti, gli studenti, tutte le persone che hanno un interesse specifico in ambito sanitario.